Antidieta presenta le basi della tecnica di autoaiuto che sta rivoluzionando il modo di trattare i problemi. EFT, Emotional Freedom Technique. Per chi non conosce l'inglese, significa tecnica di rilascio emozionale. Essendo questo un video introduttivo, non verrà spiegata approfonditamente la teoria. Quindi, se hai bisogno di maggiori informazioni da questo punto di vista, puoi consultare le pagine su internet del sito Antidieta dedicate alla parte teorica. Ti faccio presente comunque che non è necessario conoscere tutta la teoria per usare EFT e il perché lo scoprirai tra poco. Iniziamo con lo spiegare che cos'è EFT. In primis è una tecnica di autoaiuto, quindi si può eseguire totalmente da soli, in completa autonomia. È vero che si possono ottenere maggiori successi quando si utilizza con un operatore, ma questo è dovuto prevalentemente all'esperienza dell'operatore. Questa tecnica funziona poi sfruttando molti principi di medicina orientale, tra cui quelli della medicina cinese. Sto parlando dei concetti di Yin Yang e dei meridiani di agopuntura. Oltre ai principi di medicina cinese, EFT sfrutta anche i principi di fisica scoperti più recentemente. Fra i più importanti, la fisica quantistica e la legge dell'attrazione, che vanno entrambi molto di moda in questo periodo. Altra importante caratteristica di EFT è che può essere utilizzata assieme ad altre tecniche. E questo non è da tutti, perché per esempio è difficile immaginare di poter fare shiatsu e yoga contemporaneamente. EFT poi è fatta quasi esclusivamente di pratica ed è molto veloce da applicare. Un'ulteriore caratteristica, magari meno positiva, è che è strana da vedere. Sì, perché non è consueto vedere in pubblico una persona che si mette a fare EFT. È come pensare che qualcuno si possa mettere a fare arti marziali in una piazza affollata. Una persona può pensare che è strana come cosa. Come ho accennato prima, non serve conoscere completamente la teoria, perché una volta che sai quali sono le procedure base, basta che le esegui nella giusta sequenza ed inizi ad ottenere i risultati. È come guidare la macchina. Se non sei un meccanico, non credo che tu sappia esattamente come funziona la macchina, ma magari hai la patente e sai guidarla. Scopriamo quindi come si esegue EFT. Dato che abbiamo appena detto che basta conoscere la pratica, andiamo direttamente al nocciolo della questione. Impariamo ad eseguire praticamente la tecnica. La procedura base è composta da tre fasi. La prima, la preparazione. Ho notato che tante volte viene sottovalutata come importanza e invece mai tralasciare la preparazione, perché i risultati possono essere notevolmente inferiori se non si utilizza. Seconda fase, giro di picchiettamenti sul problema. Qua si entra veramente nella pratica del metodo, perché si iniziano a utilizzare i principi teorici per ottenere risultati pratici. A volte questa fase risulta anche abbastanza meccanica e quindi ti spiegherò degli accorgimenti per evitare che diventi una pura e semplice ripetizione. La terza fase, giro di picchiettamenti sull'antiproblema. Questa fase è quasi identica alla seconda. L'unica differenza è che viene svolta al contrario. Partiamo quindi dalla spiegazione della prima fase. La preparazione. La prima cosa da fare è focalizzarsi sul problema. Cosa significa focalizzarsi sul problema? Semplicemente concentrarsi sul problema, guardarlo, osservarlo, sentirlo, riviverlo anche. Può sembrare strano doversi concentrare su qualcosa che si vuole eliminare. Anche per chi conosce la legge dell'attrazione, può essere un controsenso. Ma è necessaria questa fase per conoscere effettivamente che cosa si vuole eliminare. Il secondo punto della preparazione è la stima dell'intensità del problema su cui ti sei focalizzato o focalizzata al punto precedente. Sì, perché se vuoi avere un riscontro che quello che stai facendo con EFT funziona, è necessario avere un valore di partenza dell'intensità del problema.
E in FT si utilizza una scala dell'intensità del problema che va da 0 a 10. La stima poi non sarà oggettiva, ma sarà soggettiva perché sarai tu che eseguirai la stima. Come il problema non è oggettivo, ma è soggettivo, perché sei solo tu che lo stai vivendo. E quindi tutta questa procedura ha valore solo ed esclusivamente per te. E il terzo punto della preparazione, forse quello un po' più complicato, è quello della dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Per fare bene questa fase, le prime volte, può sembrare più semplice prendere nota di quello su cui ci si è focalizzati il primo punto per iscritto. Vedrai tra poco come si esegue nel dettaglio tutta la procedura. L'ultimo punto della preparazione è il setup, che sarebbe la conclusione, il prodotto finale di tutti i punti precedenti. Tutti questi punti, infatti, hanno l'unico scopo di poter eliminare l'inversione energetica. Per spiegare bene cos'è l'inversione energetica, sarebbero necessari molti video e forse anche molte ore di studio, perché in versione molto ristretta, l'inversione energetica è un meccanismo che il nostro inconscio mette in atto per impedirci di raggiungere gli obiettivi che vogliamo e per non risolvere e lasciare andare il problema che abbiamo e su cui stiamo lavorando e riuscire definitivamente ad eliminarlo. Andiamo adesso ad analizzare singolarmente i 4 punti della preparazione. Il primo punto è la focalizzazione sul problema. Abbiamo già parlato della focalizzazione in termini di guardarsi dentro, ascoltarsi, cercare le sensazioni che si provano. Valutiamo nel dettaglio questi accorgimenti. Guardati dentro e ascolta il problema. Come si fa a guardarsi dentro? È un esercizio abbastanza complicato le prime volte. Significa concentrarsi a fondo sul problema, sentire ogni sua piccola sfumatura. A volte può sembrare anche doloroso perché più ci si concentra su una cosa che si vuole eliminare e più questa cosa diventa fastidiosa mentre ci pensi. Ma questa è una necessità e la spiego con questa massima del maestro Yoda di Guerre Stellari. Diceva: devi dare un nome alla tua paura per poterla sconfiggere. E questa è proprio la fase che serve per dare un nome al proprio problema. Più e meglio ci si focalizza sul problema e più velocemente questo verrà risolto. Quindi, guardarsi dentro e ascoltare il problema. Non basta poi ricordare. A volte forse è anche necessario rievocare. Per rievocare si intende rivivere il problema completamente come se fosse adesso nel presente. Provare le sensazioni che si proverebbero a rivivere la situazione che ha generato il problema. Per rievocare può essere utile utilizzare la tecnica di creazione di un'immagine mentale. Fallo ad occhi chiusi. Concentrati sulla sensazione e osserva che cosa succede. Creati un'immagine mentale della situazione in cui provi questa sensazione. Che colori ci sono? È in bianco e nero? Ci sono dei suoni? Che cosa senti sul corpo? Che movimenti ci sono nell'immagine? Ti vedi da dentro? Ti vedi da fuori? Aggiungi sempre più particolari all'immagine che crei. Più particolari aggiungi e più ti focalizzi. Ovviamente peggio dovresti sentirti, ma non preoccuparti perché dura poco. Infatti, durante il processo di FT queste sensazioni negative andranno a sciogliersi. Quindi aggiungi particolari e inizia a sentire questa scena reale adesso, come se fosse presente in questo momento. Un altro sistema poi è quello di farsi le domande: dove sento sul corpo la sensazione che mi crea questo problema? Si muove? E come si muove? Che direzione di movimento ha? Secondo punto della preparazione: stima dell'intensità del problema. Come ho già accennato, il problema va misurato soggettivamente da 0 a 10. Dove 0 corrisponde a nessuna sensazione negativa provata e 10 corrisponde alla massima sensazione negativa provata. Se stessi per esempio per trattare un mal di testa,
potrei stabilire che per me ha un'intensità di 7, dove 0 vuol dire assenza di mal di testa, e 10 è l'intensità di un mal di testa fortissimo, insopportabile, il massimo che io possa avere. Questo è il sistema utilizzato in FT per valutare i cambiamenti. Se ci sono degli aumenti o delle diminuzioni dell'intensità, o per valutare se il problema resta costante. Punto successivo della preparazione. Dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Dai prima di tutto un nome al problema per riassumerlo. Deve essere un nome semplice, corto, tipo mal di testa come abbiamo usato prima. Riesci a costruire poi una frase del tipo «Ho questo nome del problema», cioè il nome che abbiamo appena creato per il problema, che mi fa stare, ed elenca poi tutte le caratteristiche che hai trovato al punto della focalizzazione. Riprendendo l'esempio di prima del mal di testa, la frase potrebbe essere del tipo «Ho questo forte mal di testa che mi fa girare tutto intorno, mi fa essere rabbioso con chiunque, solo a guardarlo e solo a sentirne la voce». E sento proprio questa sensazione di rabbia che dallo stomaco mi sale su fino ad arrivare alla testa. E ogni volta che sento qualcuno che mi parla, mi viene voglia di prenderlo a sberle. Ultimo punto della preparazione. Setup per eliminare l'inversione energetica. Questo punto è importantissimo. Mi è successo a volte che solo eseguendo la procedura di setup ho avuto già notevoli miglioramenti. Forse ti stai ancora chiedendo, ma che cos'è questa inversione energetica? Te la spiego un po' più nel dettaglio. A seconda della tecnica utilizzata, l'inversione energetica ha nomi diversi. Può essere intesa come blocco mentale, assenza di forza di volontà nel cambiamento, inconscio negativo, menate, seghe mentali, blocco energetico, engram, programmazione inconscia negativa, convinzione depotenziante, sabotatore. In effetti a me piace chiamarla più blocco mentale. Mi piace l'idea che ci possa essere un blocco che una volta che viene tolto, fa in modo che anche il problema che è stato generato da questo blocco venga eliminato. Come ho già detto, per capire a fondo i meccanismi dell'inversione energetica, sarebbero necessari forse 3 ore di corso per vedere solo la maggior parte delle problematiche che la originano. Ma per lo scopo di questo video, ti basta sapere che l'inversione energetica è la capacità che ha la tua mente, il tuo cervello, il tuo essere, chiamiamolo così, di andare contro gli obiettivi che tu vuoi ottenere perché pensa che tu potrai soffrire in qualche maniera quando li raggiungerai. Ecco che quindi l'inversione energetica è il primo ostacolo da eliminare per avere il cambiamento che stai cercando. La procedura di setup si esegue ripetendo la frase che vedi, picchiettando con le dita il punto karate di una delle mani. Ed è definito karate proprio perché è il punto della mano che viene usato per sferrare un colpo di karate. Ecco la frase di setup. Anche se ho questo nome del problema, cioè il nome che hai utilizzato per riassumere tutta la situazione problematica, mi vado bene lo stesso, completamente e profondamente, e mi perdono per qualsiasi cosa stia facendo, per continuare ad avere questo, ripeti il nome del problema. La frase di setup va ripetuta 3 volte, mentre ti picchietti sul punto karate. C'è un'intera scienza dietro la struttura di questa frase e quelle che vengono usate in FT, e si possono formare frasi di setup molto più complesse oppure molto più spicce. Dipende anche dal livello di esperienza che hai acquisito. Questa infatti è la frase standard che utilizzo per introdurre la tecnica di FT a chi proprio non ne ha mai sentito parlare. Ricapitolando, eliminata l'inversione energetica, cioè quindi quella parte di te che ti boicotta, che ti fa tornare indietro ogni volta che raggiungi un po' di risultati, che ti fa dire adesso non ho voglia di fare quello che magari sai che dovresti fare per migliorare, e che può fare addirittura in modo che da solo o da sola ti cacci nelle situazioni che vivi come problematiche
e magari stai anche trattando con NFT. Quindi, eliminata l'inversione energetica, tutto il tuo essere è finalmente pronto per mettere in pratica i cambiamenti che stai cercando.